maltempo ancora l'acquese colpito, si stimano attorno al 25% i danni della viticoltura e nei raccolti. Giampiero Amandola. Un'altra piccola apocalisse sull'Acquese. Dopo frane e alluvioni quest'inverno, le bombe d'acqua con grandine degli ultimi giorni. Più saliamo come altitudine, più la grandine era di dimensioni importanti e ha veramente dato la deflagrazione. Qui assolutamente siamo con il morale leggermente per terra. E gli aiuti dello Stato? Assolutamente sono arrivati il 16 di aprile, più 600 euro, peccato che l'Enel, sempre il 16 di aprile, ha inviato una bolletta su una struttura che però era già più di un mese e mezzo che era ferma, di 594 euro, quindi forse sono rimasti i soldi per un caffè. Se è difficile alzare le saracinesche e far ripartire le fabbriche dopo la quarantena, non è facile neanche continuare a tenere le vigne di pregiato moscato, uve pagate 1,10 euro al chilo. In Piemonte le aziende, quelle diciamo, hanno 4 ettari, 5 ettari al massimo. 5 ettari possono rendere 10.000 euro. La metà o più va per i lavoratori. La grandinata di ieri ci ha colpito per un buon 10-15%. Togliendo le spese ci rimarrà veramente poco. Un'agricoltura così maltrattata dal tempo come quella acquese crede sia necessario andare oltre all'assicurazione per danni e pensa al modello americano. Smetterla di assicurare pezzo per pezzo, ma iniziare a ragionare sul ragionamento dell'assicurare il reddito. Certo che le compagnie devono concentrarsi su un reddito dignitoso, non quello dell'anno prima dove non c'era. E ora